carbonica, mettetela nei boccacci, riportatela a casa, costa. Sindaco, io innanzitutto ringrazio per, è stata una cosa eccezionale questa cittadinanza, davvero. E mi sembra il riconoscimento di un percorso lungo, molto lungo, perché io ho iniziato a occuparmi di questi temi molti anni fa, da solo, praticamente. Li ho seguiti sempre un po' come cane sciocco, diciamo, prima di entrare nell'associazione Alta Terra di Lavoro. Tornando a quello che si diceva prima, io ho notato sempre una specie di forza centrifuga all'interno di questi temi, cioè la tendenza a separarsi veramente in piccoli gruppi, in creare piccole rivalità che poi non sono inutili e controproducenti, anche perché nessuno dispone della verità da solo. E nessuno da solo può arrivare da nessuna parte. Noi possiamo costruire davvero qualcosa se riusciamo a creare un nucleo forte in cui tutti collaborino e collaborino per un fine che sarà lungo, perché il percorso non sarà affatto breve, forse noi non vedremo la conclusione. Però questo è un ottimo inizio e di questo dobbiamo ringraziare proprio il Comune di Castellino, che ha creato questo, chiamiamolo, luogo di aggregazione, ecco, chiamiamolo così. E io, cogliendo la cosa, vorrei tornare agli inizi, alla mia famosa poesia su Michelina di Cesare, che sicuramente conoscete meglio di me per averla letta da qualche parte. L'ho scritto tanti anni fa, tanti anni fa. Che riguardava il tema del brigantaggio, sul quale... E che ancora raccoglie premi ovunque. La che la fotografia, mo guardava essa, Michelina di Cesare, la brigantessa, femmina bella, dista innamorata, che le ciocia di Pier di ben armata. Quando fontana, ce ne stavano tante, le vecchie nostre chiamate briganti. Che brigante ci furono chiamati, ma strigne e strigne erano soldati, a che la guerra rinomare tempo fa, che Cofotas era ancora raccontata. La femmina nostra, che era Michelina, si trovette mese a quella rovina, a dove gli uomini si è guerra chiamata, la guerra la fece in muretti soldati. A essa, come volette brutta sorte, gli attocchette pure prima la morte, ma che la mala peggio gente venuta recente roba a fare cento. 7 anni di fuochi erano passati, 7 anni di guerra scoppettata, montagna, paura, fame e fritte, a questo mondo che si faceva stretto, scurtava la via e l'aria scurtava, il tempo attraverso sreggerava. 30 agosto 1868, una mala sera che era già quasi notte, come succede a questo mondo triste, Giuda una volta se ne mette triste. Caifa, pazzetta, una cieca di Ponzio Pilato, una povera femmina muretta torturata. Quando alla gente, il Logan si scappa, quando è in danno, capa sempre barappa. Di ogni roba, alla piazza Mignana, 4 morte che erano state cristiane, gli ammucchiano alle città, fa mostra. Una era Michelina di Cesare nostra, nuda in tutto e accesa alle città malamente, senza abbrogliere farla valere alla gente. Rantando le tempo ne passate in mare, ma quella fu la morte di una bella società. Grazie.